la cinese non uscire, dai. Vai, passare voi, tocca al tuo porto, non si fa passare. Tocca al tuo Ponzio, primo tiro della partita, bloccato in due tempi con una certa facilità. Astuta giocata qui che porta all'attacco, ma poi il pallone è perduto. Suggerimenti di Salaris, che vediamo, è oggi il portiere del River. Bene il secondo gol. Occhio, perché Angeli si è involato, lo mette in mezzo, per 7 anni non riesce a chiudere in tapino. Sì, va bene, come mister. Giochi dopo, no? Ok, quindi chiaramente poi fa solo il mister adesso, non può entrare. Siamo calmi, sprechiamo troppo piano. Come, è iniziato? Sì, è iniziato 0-0, è iniziato da 2 minuti. Non ha messo, rimane nei laterali. Va bene, va bene. Con questo è deviata, controlla Salaris. Nicola, non c'è una troppo in mezzo, bravo. Palla sulla destra, aspetta, cerca di essere più possibile sulla destra, bravo. Però. Mettete due fratini sopra. Bravo! Ancora? Bravo! No, signore! No, ma lui con c'è paura! Roberto! Assalto di Ponzio, il tiro! Interessante vedere come in questa sfida nessuna delle due squadre ha un cambio.
Entrambe erano un'emergenza d'organico. 5 uomini contati e solo un mister ad aiutare in panchina. L'angolo, bravi. Uno dietro, Uno e mezzo, raga, uno e mezzo. Bravoloci. Va bene. Temporeggiamo, raga, sul pressing, eh. Vai Dani, su palla! Aspetta palla. Va bene. Appoggi a te, Lele. È la seconda, raga. Subito, raga. Va bene, mettila al lato. Va bene. Bravo Dani! Calmo Igor! Bravo! Attenzione al 2 contro 0. Angeli, palo incredibile, la palla gli torna. Ma la difesa è tornata. Colossale occasione per scaramanzia. Va bene. Calmo, gira la ore. Buona. 7 anni guida l'assalto, poi cerca di infilarsi dove è più difficile. In qualche modo la palla era passata. C'è un contrasto e un calcio d'angolo. Hai fatto te, l'ho messo. Ok, sì, Anto, due dirigenti possono stare. Grazie. Sono passati. Vai Robè. Solo 6, pensavo di più. Giriamo sta palla, raga. Vai. 6 minuti. Tira! Torna, buona. Va bene, raga, dai, cazzo, eh. Dai, attività. Gianna, va dietro. Guarda la palla, dico. Vai dietro, lì. Pure, Robè. Bravo! Sali, Capri! Lele, va in mezzo, Lele! Leva l'uomo lì! Bravo! Capri, è inutile che sta là! Riga, sei vale. Igor, Igor! Va bene! Torna, Igor! Bravo Capri, calma, non ce l'ho.
Bravo! Occhio, se non chiedete distanza lui conta, un altro secondo e dava contro punizione. Angeli, bella parata di Salari. Dani! No. Dani, oh, Daniel! Falla ferma. Bravo! Bravo! Dai, raga! In mezzo, raga! Andiamo, Robby, appoggiati! Basta e tira! Tira! Gabriele, oh! Ma chi? Te fa fare! Provalo! Palla, vediamo se Settani la tiene in campo per l'arbitro. No. Siamo troppo dietro, ma possiamo mettere la palla?
Ma invece lo puoi provare Roberto sulla fascia? Io sto sulla fascia. Vuoi, cioè, vuoi che muori? Stai. Perché c'è la capelletta. Quanto lo c'avete, scusa? 2-2, che c'avete? Volete 1-1. Già che metti ciccio qua, Roberto davanti, il tiro qui, c'è meglio. Forse siete davanti, raga. No, no, allora. Devo scambiare più davanti alla porta. Ma sta la gioca bene. Ha fatto tre parate belle, eh? Davanti alla porta, dimmi, ma lo dicono spesso, ma non te la scambio. Ma tu sei là, lì là. Non c'è la spessi per me. Tu sei l'editore della tua squadra. Fai stare lì lì. Attenzione a Rossi, concretizza il tunnel sinistro, Salaris a impedirgli un grandissimo gol. Come è rientrato per scaramanzia. Traversa qui. La facilità con cui passa traversa è incredibile. Due traverse in tre minuti colpite, se non sbaglio, tutte e due da Angeli. Con tanto di linea, quasi gol fantasma. Però sembra davvero acclarato che la palla non abbia varcato la linea. Varcato la linea, molto bene, invertito le consonanti. Adesso sta uscendo Festucci, duello con Settanni. Ponzio viene in soccorso di Festucci. Avanza, davanti per Sbrega che prova a centrarsi a calciare. Murato da Iaccarini. Si lotta, ecco i due capitani a confronto. Ponzio tiene il pallone, calcia. E c'è la parata di Patalano. Cini, Gabri, in mezzo, Gabri. Gli spettatori siamo stati colpiti. Adesso la palla torna proprio da noi. La prossima calciamo in porta. Gabri, provala. Vai, Dani, su palla, cazzo! Ponzio fuori. Va bene, sarebbe utile una telecamera che inquadrasse noi, perché trovereste divertente il momento in cui la palla ci arriva addosso e salta tutto per aria. Per fortuna attrezzati con del materiale che può resistere. Beh, è bene che io sia zitto prima che mi meriti una tramvata da parte dei giocatori. Sono registrati anche casi di giocatori che per esultare vengono davanti alla telecamera e colpiscono con una capocciata o la rete o in un certo caso anche la telecamera. Ci auguriamo non si verifichi. Potremmo mettere un cuscino, una specie di pungiball da queste parti. Attenzione, Patalano che rischia, la palla è sporcata da Sbrega e messa fuori. Non c'è stato ancora nessun gol in questa intensissima sfida. Il tiro, Salaris! Dicevamo la sfida fra il Pescaramanzia, azzurro vestito, e River Acilia. Veste di bianco. S'arrischia qui Iaccarino. Sembra vincere la scommessa. Sbrega lo bracca. Alla fine si infrange su due avversari. No. Alla fine se ne va via. No. Scusate, Sbrega era più dietro. Vieni dietro. Regà, dietro. Uomo. Torna, siamo scoperti, regà. Se ne Sbrega, ne è saltato un secondo, viene messo via poi da Angeli.
buono, era buono l'idea. L'idea era buono. Adesso il passaggio un po' meno. Passaggio un po' meno. La sinistra. Settanni sfrutta tutto il tempo che ha. Attenzione al controfallo, se la gioca all'ultimo mezzo secondo il capitano del Pescara Mansia. Bravo Rossi, il grande guizzo. Poi il rimpallo, stava anche per farla franca in questo caso. La volta è uscita. Stavo io dietro, dietro. No. Stavolta la palla non ci entra, abbiamo provato a alzare l'inquadratura perché c'era un giocatore in mezzo. Chiamata difficilissima per l'arbitro che era molto lontano, perché non abbiamo colto se fosse del tutto fuori o no. Dai, adesso ci ripiazziamo sul cavalletto. Oh, Nico, seconda palla. Daniel. Vai, su quella. Non è perdonata quelle, dalla panchina la chiamata di Salaris. Giustamente capita spesso che un giocatore concentrato con tutto il fiato su quello che sta facendo non riesca poi anche a esprimersi al meglio. Il sottoscritto ha detto parecchie sciocchezze mentre giocava. Arriva il ghiaccio. Zero a zero in questa interessantissima sfida, la prima nella loro storia, che ne vede contrapposte appunto fra Pescara Mansia e Rivera Cilia. Attenzione, Petrucci, Festucci aggredisce la panchina. Scusate, mi sono confuso. Ho confuso. La parola aggressione si è inserita nel cognome di Festucci ed è uscito il cognome di Petrucci. Perdonatemi, non aveva fatto nulla. Tra l'altro voi potete... Si vede. Porco Dio, farite dei capelli. Robè, robè. Anni. Ancora il duello fra capitani. Ponzio guadagna un po' di spazio, è disturbato da Rossi. Ponzio di sinistro, la parata. Ancora bravo Palatano. Patalano, detto al contrario, scusate. L'esordio oggi, Patalano. Ponzio un po' di spazio, lo sfrutta. Pallone respinto, Rossi ci crede. Festucci sembra essere sicuro, però c'è un altro avversario. E Angeli ha preso la palla, calcia in porta. Flavio Salaris, poi il tocco. Festucci riesce a farsi perdonare impedendo il tapin. E poi viene spazzato via il pallone. Ancora una gigantesca occasione per il Pescara Mansia, ma si resta 0-0.
Salaris sfrutta l'incertezza dell'avversario che riesce a graziarlo in parte con questo tiro. Attenzione al tiro qui di Padalano che guadagna corner. Palla ancora una volta molto insidiosa, ma fuori. Grazie dell'avviso, ci è andata bene. Grazie però, se era sulla camera mi avresti permesso di salvarla, grazie. Calmo, Robè, calmo, calmo, calmo. Bravo! Rossi ancora a fare un buon lavoro, Angeli ancora a cercare di renderlo oro, la palla va fuori però. Ho fatto rima, scusate, non l'ho fatto apposta, però gli accenti erano diversi. Lavoro e oro, scusate. Palla fuori, questa sarà la... Sì, credo che abbiamo superato le 12 occasioni per il Pescara Mansia, ce ne sono state almeno 3 colossali. Un 2 contro 0 finito sul palo, a seguire una traversa interna, con palla che sbatte sulla linea. E poi poco fa un 1 contro 1 col portiere, con Salaris che salva miracolosamente. Attenzione alla possibilità di 3 contro 2. Rossi pensa al tiro, fa dritto per dritto. Salaris non sta sbagliando nulla. Finisce qui il primo tempo, non si riesce a mettergliela alle spalle. Grande performance di Flavio Salaris, che sta dando grande sicurezza ai suoi. E Scaramanzia che sta senza dubbio facendo la sua miglior partita fino ad oggi. Non ha nessuno in panchina al di fuori del mister, che poi li sta aiutando a livello morale e tattico. Così è anche per il Rivera-Civia, ha solo 2 dirigenti con sé. Rivera-Civia squadra più esperta, che certamente punta, come ha già detto nell'intervista di settimana scorsa, più in alto che si possa in questa stagione. Inizia il secondo tempo. 0-0. Belle performance di Salari per Scaramanzia. Bravo! Calma, calma, levati, levati, frate, levati. Palla sulla linea, Lore, concentrati, eh. Vieni qua, vieni qua. Arrivando Padalano, il tocco è comunque corto. Guardate pure, eh. Pure dietro! Ecco Padalano. Si fa passare Festucci. Autore di diversi interventi importanti a livello difensivo oggi per Festucci. Zero! Appoggio dietro! Calma, via, all'arco! Pozio! Su Pozio!
Gira e tira. Non partire la Lorena. Va bene Ciccio, va bene, dai. Sali, via campo. Scendi piano piano. Bravo! Uno dalla larga sinistra, ragazzi! Di nuovo! Cazzo! Bene, tu ci va bene! Ancora Festucci. Perde però il pallone. C'è l'occasione per Iaccarino. Che calcio di punta! Non aveva visto forse muoversi Angeli lì in mezzo. Con una traiettoria simile, se non aveva saltato il tiro, avrebbe forse potuto trovare un geniale assist. Per quello che è un finalizzatore al quale io fossi il portiere, non lascerei il pallone in aria come Angeli. Vai. Bravo! Cioè, che nessun portiere lascerebbe ad alcun attaccante il pallone in aria. Però tantomeno ad Angeli, ecco, per far capire che è un buon attaccante, certamente ancor più affamato, dopo che tre legni gli hanno negato la marcatura fino a Punzio! Che da quella stessa mattonella ha calciato già 3-4 volte oggi, l'ha fermato sempre Patalano, adesso va a prendersi il corner. No, non ce l'è. Forse ha visto un altro tocco dopo quello che a noi sembrava essere innegabilmente uno del Pescara Mazzini. Patalano invoca un compagno perché non diano a lui la sfera. Che già prima c'è cascato il Pescara Mazzia concedendo la punizione a due dal limite. Dopo che il portiere aveva già toccato una volta volontariamente il pallone. Tiro alto intanto di Festucci. 0-0. Pochi minuti nel secondo tempo. Bella partita, una delle più equilibrate della stagione. Anche se c'è una bella performance, tranquillo, grazie. Fuori. Attenzione perché si stava creando l'occasione di un tocco. Attenzione alla girata. Per l'arbitro non c'è deviazione stavolta. Non è passione per qui. Da qui. Angeli guadagna spazio incredibile, ancora Salaris, non passa più quella palla, si incastra. Sorprendentemente riescono a recuperarla da soli. Guardaci qua. Pressing altissimo, due uomini sull'ultimo del Pescara. Alla fine riesce a spazzare. Il Ponzio rischia perché chiama, lascia, però l'arbitro lo considera ininfluente visto che la palla era tutta del suo compagno, vari metri in anticipo, uno dei rari casi in cui l'arbitro evidentemente non lo considera da fischiarsi. Ponzio dentro, il pallone spazzato. Salaris continua a non essere d'accordo col clima, ha ragione. Stop e tiro, stop e tiro. Intanto gli arriva una saetta da parare. Festucci largo. Arriva,
Ce la puoi, ce poi. Tornate, siamo tutto il tempo! Stacca, stacca da là, bravo! Bravo, vieni qua, bravo! Ci muoviamo! Bravo! Via! Bravo, Cici! Bravo! Oh, sempre va bene, va bene. Catalano pure. Calmo. Va bene, raga. Non lasci. Vai, gioca. Taglia. Centro. Stai facendo i stessi movimenti, raga. Torna Igor. Via campo. Dagli la mano, Testucci per Ponzio, si mola. Iaccadino. Vai, bravo. Ponzio di rotta. Mi è carino che sembra stessi fatto male. Sbrega, occasione importante. Rossi, aiuta qui Settanni. Occhio alla pallaccia di Settanni che regala la sfera invece a Sbrega. Si lotta. Vai, dai. Fallo. Ponzio, Lele. No. Così no, fa così. Come si fa a tenere così? Due barriere. Gabri! Oh Igor! Arriva la palla da lì! Arriva! Sprega col sinistro! Va bene, attaccato! Va bene, sinistra! Vabbè, tu guarda! Solo! Torna da! È giusto, regà, dai! Ritorniamo! Attaccato! Vamo! Dai che sbaglia, Lele! No, però! Tua. Pallone è perduto ancora su quella mattonella. Raga, stavolta si prende il corner. Roberto! Palla dentro, c'è troppa! Solitudine! Per Roberto Poppi! Mamma mia! Ed è lui che porta in vantaggio il Rivera Cilia. Il tap-in di Roberto Pepe sulla splendida palla in mezzo. Vai! Scaramanzia non deve cedere, ha fatto una bella partita e può continuare a farla. A me lui segna. Non è più! A me lui segna! L'arbitro redarguisce le madonne che stanno volando, giustamente cerca di far presente che siano troppe. Redarguisce i giocatori che le tirano in realtà, per essere corretti in italiano. Va la spalla! Al centro! Calmo, tienilo! C'è un urlo fuori tempo massimo della panchina, comunque apprezzabile. Brega, si passa! Ponzio finta, sinistro Sarena, poi lotta fisica, che bravo Ponzio qui a trattenere l'avversario regolarmente. Ricomincia da Flavio Salaris, che ha una discreta botta, potrebbe pensare un tiro da porta a porta, però è alto. Buono, l'altro campo, sfida, rinvia. Ciccio,
aspetta, tanto voi! Gabriele! Comunicano qui gli allenatori, informano. Mano Ponzio, secondo loro sarebbe il caso di fare time out. Ponzio conferma, domandandolo al direttore di gara. La prossima interruzione per il River, quest'ultimo beneficerà del suo time out nel secondo tempo. Roberto Pepe con grinta risponde di testa. Adesso Angeli, atipicamente ultimo uomo. Servizio per Iaccarino, visto Rossi, è imbrigliato prima di riuscire a servirlo. E poi commette il fallo. Sì, se vuoi sì. Certo. Ah, ma stavolta sono stato io col cavo. No, lato sbagliato. Time out chiamato da River a Ciglia che si è appena portato in vantaggio. Che gioco di squadra qui con Sbrega. La botta con il largo come un solo uomo. Ponzio e Sbrega, uno stoppa, l'altro la porta avanti. Queste sono le combinazioni. Attenzione a questo contrastone a mezz'aria. Sanari sblocca sul primo, ne ha prese tante molto più difficili, non poteva sbagliare. Questo è un bel lancio anche quello per Sbrega, ma c'è in mezzo prontamente Angeli, che stasera ha dimostrato di essere anche capace di difendere. Ponzio la botta larga, l'aveva già fatto anche altre volte. Oggi sta aiutando i suoi a fare i buchi in mezzo al campo. Adesso lancio, c'è molto lavoro qui da fare, ma c'è la possibilità di farlo in due. Si avanza probabilmente per il vantaggio. Il tiro, gol! Gol! Che è successo? Aveva dato fallo. Aveva dato fallo prima. Ma non è fischiato? Ma è fischiato? Sì, quindi lo fai continuare? Ho fischiato. C'era il portiere fermo. Ma per l'entrata, contro l'azione, ma quella non ti fa. Ma ha fischiato prima, portiere. Sinistro, ancora Salaris. Siamo! Bravo! Forza!
Tiro di Ponzio. Dai, è dove? Da un buio. Pensa, pensa dalla tua madre, pensa. Oh, non è finito? Vedi che è finito, raga. Dai, raga, un altro. Che cazzo che fa? Dai, 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 raga. Oh, no, no. Di chi è? Oh. Vieni. No, no. Quanto manca, no? Aspetta che guardo. Vieni, bello di qua. Riparo. Non c'è dunque la fine del pallone. 3-0. Dai. Beh, tu cazzo vai. Ma che cazzo fai, Marco? No, no, un negro. Un negro. Ho capito, sono tre ore aspettando il pallone. Dai, dai, dai. Quanto signore tempo? Sei più recupero, ha detto. Ponzio vuole fare il lob? No, suola. Alla fine lo fa il lob. L'ha messa lo stesso. Il gol di Ponzio. La doppietta 4-0. Rosso, calcia forte Salaris sul primo. È mancata la precisione in alcune conclusioni al Pescara Manzia e forse nient'altro. Poi si è calati, in effetti sono calati più di quanto sia calato il River, nonostante entrambi fossero uomini contati. Vai no! Ultimo sforzo, sì, vai, Roberto! Ponzio è dentro per Brega, Pepe sul secondo, si fa vedere poco, però è libero, colpo di tacco che raggiunge in effetti Ponzio. Settanni lo ostruisce bene. Catalano resiste ancora, poi sprega e alla fine riescono a eluderlo. Patalano guida l'assalto dei fuori, sono in tre, sono in quattro, è centrato l'unico difensore, è Roberto Pepe che la mette fuori. Sono tutti qui e non c'è però Sbrega, quindi c'hanno un uomo in più, quelli del Pescara Manzia, anche se non sembra. Occhio perché c'è in mezzo Patalano, non è stato visto. Il tiro!